Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 17. Mi svegliai presto, non avevo molto sonno. Sono circa quasi le 3 e qui nel mio piano è tutto buio. Non mi sono mai piaciuti gli ospedali, mi danno angoscia di giorno, poi starci di notte è un inferno. Cercai di dormire, ma nulla, zero sonno. Andai a farmi un giro per il piano dell'ospedale. Corridoi lunghissimi, pieni di stanze, con dentro i pazienti che rimangono la notte o anche di più. Ad un certo punto, camminando per i corridoi, vidi un paziente affacciarsi alla sua porta e facendomi cenno di entrare. Dubbioso, entrai e mi fece accomodare su una sedia. Allora, che ci fai qui? Ho avuto un brutto incidente stradale che mi è quasi costato la vita. Ho un braccio rotto, da come vedi, e ho perso la memoria. E te? Ah, mi spiace. Io meglio che non te lo dico, non capiresti. Dai, dimmi, tranquillo, ti ascolto. Ok, allora, io sono perseguitato da uno spirito, e a volte questo spirito entra pure dentro di me e mi fa fare cose che io non volevo. Ho ucciso mia figlia di 3 anni e la mia compagna. Mi hanno messo in carcere per un anno. Mi hanno fatto uscire presto perché credono che io soffro di epilessia e minchiate varie. Ed ora eccomi qui. Io, sano come un pesce, rinchiuso in questa merda di ospedale. Loro credono solo alla scienza. Io sto bene, ma ho uno spirito che mi perseguita. Ho provato a spiegare questa situazione e mi credono pazzo. Ad un certo punto mi venne come un flashback. Erano le 3 di notte. Uscii da casa con molta calma. Almeno non le avrei svegliate. Misi in moto la macchina e sfrecciai tra le strade della Louisiana deserte per via dell'ora e misi il mio CD preferito, i Pooh. Cazzo quanto li adoro. Nel frattempo accesi il tom-tom e misi tutte le indicazioni per trovare la casa di Mario. Ad un certo punto, qualcosa o qualcuno mi fece fare una brusca frenata. C'era una bambina davanti al cofano della macchina. Ma non era una delle solite bambine carine e coccolose. Era parecchio strana. Carnagione molto chiara, sembrava veramente un fantasma, capelli lunghi e con un abito bianco. Scelsi di uscire dalla macchina per vedere se stava bene. Ciao piccola, tutto bene? Sì, puoi dirmi il tuo nome e dove abiti, almeno ti porto a casa. I tuoi saranno preoccupati. I miei genitori sono morti. Mi dispiace. E con chi abiti? Con voi? Dai, non fare scherzi, piccola, come ti chiami? Mi chiamo Giulia e sono qui per dirti che se tratti male ancora Sara, la porto via da te e da tua moglie. Ascolta, allora sei tu che gli hai detto di fare quelle cose? Certamente, sono proprio io. Smettila di frequentare mia figlia. Tu non mi conosci, ma ben presto capirai chi sono e cosa voglio. Pensai e ripensai a quel flashback che mi venne in mente. Ero sconvolto. Parlare con questo paziente mi aveva tirato su un pezzo della mia vita che io non ricordavo più. Ci sei? Perché non rispondi? Io ti credo. Mi hai fatto ricordare una cosa molto, ma molto importante. Te ne sono grato. Oh, figurati, sono contento per te. Ce la farai a riprendere la memoria, ne sono sicuro. Grazie mille. Ad un certo punto